Ragazzi, buonasera. Buonasera. Ieri abbiamo raggiunto l'emote che è stata eletta immediatamente. L'ameno. È stata talmente unanime che non ho fatto un sondaggio, spero che non abbia deluso nessuno, ma abbiamo praticamente già sbloccato la Smirking Xemnas, che però va discussa, perché sarebbe la prima volta che una mia emote non usa uno dei miei personaggi. Potremmo davvero creare da un certo punto in poi delle emote di lore del canale, ma purtroppo i sub necessari sarebbero veramente troppi e sono irraggiungibili. E sì, anzi, probabilmente ne serviranno. Gio, sì, The Bullet. Solo 100 sub per la prossima, ma in realtà anche meno. È un po' ad eccesso perché Twitch funziona in base a un punteggio nascosto che non sono i sub 1 a 1 in questo caso, e non ho fatto il calcolo corretto. Però più o meno, più o meno. Benvenuti a tutti. 13.000. Stanotte sono stati, siamo stati, e spero di avervi dato una discussione che fosse degna di quel numero. Grazie di cuore. Oggi però si gioca. Si gioca e vado subito ad attivare il cheat engine per aumentarci un po' la difficoltà, che è stata molto interessante la scorsa partita. Mi è piaciuto molto affrontare con difficoltà la nostra peccatrice. Peccatore. Vorrei però che cheat engine non implodesse. Ok, non è imploso. Benvenuti a tutti, Morbioli Marco, benvenuto. Ah, il primo iscritto del progetto Xemnas. Grazie. Non è detto che sia Xemnas, e poi ne parleremo. Però voglio darvi l'accento. Ah, avete visto? Sì, è arrivata l'ameno emote. Vi piace? Volete che si. Volete rimuovere la croce? Volete qualcosa? Ora, è stata fatta di getto. Sicuramente poi, se c'è bisogno di fare un redesign, lo faremo. Magari occhi più grandi, qualcosa di visibile. L'importante è che vi piaccia. L'importante è che vi piaccia. In seno 4 andiamo meglio in seno quarto. Ok. Eccoci qua. Eravamo venuti qui per iniziare a cambiare equipaggiamento, ma aspettiamo un po'. Per ora. Grazie dell'hype train, ragazzi, e benvenuti Nathan, Hikari e Marco ancora. Dunque, cercherò ovviamente di darvi un po' di attenzioni, di leggervi e nel mentre giocare. Però, non abbiamo molti percorsi da prendere, purtroppo. Andiamo. Proseguiamo, per ora è talmente lineare e privo di sfida il gameplay, immagino, salvo sorprese incredibili, che direi di andare come una spada nel mentre vi leggo e vi emozionate giocando. Poverino, Mowgli è morto e non possiamo comprare pezzi di equipaggiamento eccentrici, ma io mi chiedo, se vado adesso. No, la meccanica non dovrebbe permetterci di sviluppare. Non ho mai utilizzato questa roba, né l'ho mai trovata efficace, ma la mia domanda è, secondo voi, se io gli pago i soldi per farlo salire di livello, si sblocca anche se è un fantasma? Secondo voi si sblocca anche se è un fantasma? Tipo, se io spendo. No, non. Ecco, 18.000 anime dovrebbe andare bene. E gli parlo e me ne vado e mi siedo. Ora lui dovrebbe essere tipo sono il fantasma più ricco del multiverso. Però che un fantasma si possa arricchire è particolare. In realtà si sarebbe potuto utilizzare un concetto particolare del tempo nei Souls per far tornare i personaggi uccisi, ma peccato che non è stato utilizzato.
hello again. Well, I... Non si è resettato. Secondo voi... Cioè, tornano nella tomba o no? Mannaggia la polvere. Ora è più colpa sua che altro. Demon's Soul Remake, Souls Remake, lo farò non su Twitch. Sarà una cosa simpatica che è stata anche... Oh, no, torna qui. Non ha reagito. Non si aggiornano. Ah, supponevo non si aggiornasse comunque. Cioè... non me l'aspettavo. Quello che accadrà a Demon's Souls è molto simpatico e uno dei patron mi ha aiutato a trovare la soluzione. Una delle cose di cui vado più orgoglioso nella mia maniera un pochino eccentrica di gestire le serie è che quando facciamo una riscoperta, quello che accade di solito è che se c'è un sequel a quella riscoperta, il numero prosegue. Non si fa un'altra serie, che è ovviamente un suicidio per quanto concerne YouTube, è inefficace, ma è bellissimo, no? Quindi lo spirito dei Souls 3 ha avuto Nioh 2, lo spirito della riscoperta 5 avrà ovviamente diversi sequel. E... per quanto riguarda invece la riedizione di quello che è effettivamente lo stesso gioco, far continuare la serie sarebbe impreciso perché nessuno ci dice che poi, lo so che è una pazzia, però nessuno ci dice che tra poi, tra 15 anni, non ci sia un re-remake di Demon's Souls. Capite cosa voglio dire? Forse anche 20. E io sarò un po' più grande, però mi piacerebbe magari farne una serie. E a quel punto è giusto dare una nuova identità che potrebbe essere l'esponente. Alla seconda e poi alla terza. Ci sta da Dio. È preciso, secondo me. Allora. Ragazzi... grazie del live train, di cuore. Addirittura? Siamo ancora nel New Game Plus qui? Questo doppiaggio incredibile. Allora. Sapete che in realtà dovrei fare la storia e il post su Telegram? Mannaggia a me. Facciamoci un selfie. Ecco qua. Senza il testo brutto a schermo. Allora. Devo essere professionale e veloce. Entrambe le cose. C'è uno spettro che ci sta. Ok, online. Yes. Come sono veloce a fare le cose imprecise senza mettere il link di Sudorima che porterà il pubblico ad essere fortemente annoiato dal non poter fare un semplice click. Scusatemi ragazzi, ma non voglio mancare di rispetto a chi è già online. Eccoci qua. Benvenuto, Gigi One. Ok. Oh, ma guarda un po'. Guarda chi c'è. Questo non c'era nell'in Scholar. Oh, wow, wow, wow. Pericoloso. Gli ho fatto il... gli ho fatto un backstab fallito? Gli ho fatto un backstab fallito? Ehi, questo è stato un brutto assalto. In effetti, sono stati bravi. Sembra l'interno di un frullatore. Che
fa? Che fa? È confuso. Ah, il danno da... il danno da fondo. Dov'è? Mi ucciderà lui? Non esattamente. Come state? Lunedì e martedì avremo il film di Kingdom Hearts. Oh, questo... questo è nuovo, credo. Questo è nuovo. O è di Scholar? Ma che... Ma... potete anche velocizzarli, ma... è in tutte le versioni. Ok, quindi è stato mantenuto, tra l'altro, persino. Questo no. Questo direi di no. Questo direi di no. Vola pure. Avrebbe dovuto saltare, ragazzi, perdonatemi. Questi scrigni di metallo messi in maniera completamente randomica mi dà un fastidio. Per carità, qua c'è anche la leva metallica, quindi non è assolutamente un errore, eh. Però alla fine l'idea di Kingsfield dare Dark Souls non è neanche spiacevole, se solo fosse stato uno spin-off. Ok. Eccoci qua, frammento grande. Vediamo cosa ci aspetta, perché francamente qua è tutto da vedere. Grazie, Cirpo, Zai, benvenuti da Monster Hunter World Italia. Boschi ombrosi. Beh, modder, avresti potuto renderli più oscuri, più bui. Non lo so, non voglio assolutamente sminuire la mod, ma... si sminuisce un po' da sola. Ci sono molte meno modifiche di quello che speravo, specialmente in quello che poteva essere cambiare le mappe. Cavolo, sbizzarrisciti. Sbizzarrisciti, ragazzo. Giocatela. Goditela. Hai la possibilità di creare un universo di opzioni che sicuramente non è libero, perché il modificare una mappa ha sicuramente dei grossi limiti rispetto a quelli che sono i geodata e tutto, però salve. Sì, esatto, è comunque una cosa fatta per passione. Aia! Aia! Ai ai ai. Challenge me, mortal! Aia! Aia! Hai vinto! Aia! Aia! Hai vintissimo! Il mio parry instinct in Dark Souls 2 giustamente non è esattamente il top. ¡34 danni oltre lo scudo! 27. Non sopravviverai al prossimo. Chi ha detto che è un remake? Immagino che la domanda sia su Demon's Souls. In quel caso la risposta è il trailer. Grazie, Matteo. Non sono mai piccoli doni, grazie di cuore. Tipo, no, qui non poteva ricreare il tunnel. C'è un tunnel qui della mappa che è stato
in qualche modo poi non utilizzato, una galleria naturale. Perché non... Devo comunque prendermi qualcos'altro per la tosse. Allora. Pragmata mi interessa moltissimo. Capcom dovrebbe essere lei a svilupparlo. È nella posizione di poter smanettare parecchio con una nuova IP. Io sto cercando di giocare senza soffermarmi troppo perché la mod per ora non ci ha particolarmente emozionato e voglio giocarmela in maniera libera per anche dare la chance di magari proseguire. Questo attacco è comodissimo. Io la farei partire Ameno per festeggiare l'emote, ma Twitch è diventato più rigido con le regole e non ci si capisce più niente. Ci potrebbero essere dei copyright strike anche su Twitch a causa di utilizzare canzoni come Ameno. Ed è un gran peccato, al punto che, secondo me, visto che vogliono anche bannare le cover, il che è una cosa, secondo me, al limite del totalmente illogico e malizioso, presumo che diventerà in qualche modo un ricordo. Cioè, Ameno diventerà davvero un ricordo del nostro canale. E. Ok ragazzi, questa mod è 10 su 10. Inizieremo a bannare chiunque si lamenti di questa mod. Da ora in poi nulla di questa mod è criticabile. Abbiamo dinanzi a noi un God Tier Brain completamente insuperabile. La mod è migliore di The Last of Us Part 2, sì. Ha corretto l'incorreggibile. Guardate che meraviglia. Non possiamo superare lo scalino che rendeva inutile l'intero plot di Vendrick contro Nashandra. Oh. Grazie, Lawrence. Grazie di cuore. Fantastico. Fantastico. Wow! Fico! No! Dai, su! Non siate infantili, cavalieri, uno alla volta. Vabbè, io faccio gli affondi come voi, eh. Un po' di fuoco amico. Oh, merda, morto. Uff. Non voglio curarmi mai se non è necessario, ma. Ok. Che famo? Maledetta topografia. Perry quasi senza guardare, avete visto? Ormai si può. Sono i cavalieri di Alon che hanno un problema con le moveset. Quanta soul memory abbiamo? Quasi 1 milione. E se noi facciamo 50.000 anime?
Ai. Sono anche molto resistente. Perry, ok, backstab fail per programmazione, me l'ha fatto di fianco. Secondo voi spawnano finché non abbiamo mani abbastanza potenti o... con questo scudo se... Esatto, posso fare questo, ma... Sono molto dure. A me piacerebbe testare questa cosa comunque. Cioè, io non mi ricordo se in Scholar possiamo mantenere l'accesso con 1 milione di anime. Non ne sono sicuro. Allora. Vediamo un po'. Tipo, no? Ah, ci ha aggrato il tizio, ok. Au! Veloce. Non so se abbiamo gli strumenti per aggiungerci 50.000. 50.000 credo che sia troppo. Questi danno 3.000. Ripassiamoci dopo. Ripassiamoci dopo. Immagino che questo super respawn sia un'aggiunta del mod. Ed è carino. È carino. Qui invece, nella direzione col vicolo cieco, vediamo un po'. Qui c'è sempre il nostro caro anello? Sì. Fico. Mi piacerebbe provare a utilizzarlo. E tu, invece? Niente? Mazza. Distratto, ragazzo. Secondo me si è buggato o c'è un motivo di programmazione speciale? Tipo un segreto del modder? Magari è un segreto. Ah, ok, qua è rimasto lui, non... ha lasciato la porta. Quindi ha lasciato anche il meccanismo del simbolo del re. Non ha... questo è più fragile degli altri. E il simbolo del re non è sconfiggerlo? Niente? Ha proprio lasciato tutto uguale, eh. Due, otto, due. Quattro, nove, due. Com'è possibile così tanti danni? Zero, proprio niente. Ok. Ok. Speravo che droppasse almeno qualcosa di speciale, ma penso che si fosse soltanto buggata lì. Ora. Nella foresta, Vengar a parte, che è stato anche spostato il corpo in realtà da quello che era la sua originale location, io non credo ci sia molto. Perché se non ha modificato il resto del gioco, Vengarl nell'originale, anche Scholar, era l'unica cosa. L'anello del leone mi può aver aumentato il damage del... il danno del... dell'affondo, ma non era un contrattacco. Non era un contrattacco. Grazie, ragazzi. Sì, c'è Cloranthi, ma chi se ne frega. So che c'è Cloranthi, ma il Cloranthi più 2 lo possiamo fare con un normale ascetico, capite? Cosa voglio dire? Buffo mi fa una domanda molto seria, alla quale ho riflettuto anch'io stesso. Anch'io stesso. È uno dei giganti... Ah no, è un ogre invisibile! Ah! Fico! Fico!
Mi piace questa aggiunta difficile. Buffo mi chiede, non è che per caso nel remake di Demon's Souls, grazie alla presentazione di quel landscape a stronzo. Ma l'ha chiusa a Ganache? Vabbè, dentro ci deve essere il Santo Graal. Sono sempre due, eh? Non posso neanche fare un parry istintivo. Vabbè. Worth it. Potevi metterci il più 2, no? Secondo me un modder può tranquillamente inventare un... Può tranquillamente inventare un più 3, secondo me. Secondo me poteva inventare un più 3 e metterlo nel gioco. Sarebbe stato divertente. Allora. Questo è Vengarlo, ok. È da solo? No, sono sempre in due. C'è un balestriere fragile e il cavalier di Hale, che è bellissimo così comunque. No, non scappare! Vinco io. No, mi sa che vinci tu. Se continuo così, vinci tu. Dovrò fare l'antica tattica del telo. Ah, ti ho fregato. Ragazzi, c'è la trappola! Ok, bravo modder. Ha messo. Ecco cos'è. Ecco perché non mi orientavo. Ha chiuso il passaggio. Ha chiuso il passaggio. Ha chiuso il passaggio. Stavo dicendo di Demon's Souls. Scusate la gaffe, ma è stato figo che ha messo gli alberi. Non l'ho fregato. Cioè, l'avevo fregato. Però poi la mappa ha fregato me. La strada è bloccata. Stavo dicendo che mostrano quel landscape innevato e la neve sarebbe stata l'arcipietra dei giganti. Chissà. Secondo me si può rompere con l'ogre il... No, non credo. Una scala. E mo? Non vedo nulla, ma... sicuramente la strada non è questa, perché qui c'è il vuoto... La mappa bene o male ce l'ho presente. Specialmente perché per l'anima oscura 2 è... rimossi la nebbia, no? T'ho visto, eh. State ancora parlando di Rotten Souls? C'è un ragazzo in chat che si chiede: ma dove è uscito la... dove è uscito il nome Rotten Souls? È uscito da me nel 2014, quando ancora non era stato 2013. Quando ancora non era stato annunciato Dark Souls 2, io dissi che non avrei voluto un sequel di Dark Souls, ma mi sarebbe piaciuta un'altra IP, Demon, Dark o immaginai Rotten. Siete stupende. Allora. Ah, l'ho anche nominata in Dark Souls 3, ok. Ci sta, ci sta. Mi è rimasta impressa. Secondo me dobbiamo ucciderlo. No, non è vero, è troppo strano. Ok,
Che male che fa. Oh merda, intrappolato. Ah, ma guardate che bestie. No? Come no? Non devo salire sopra? Era bellissima come idea. Aia. Dov'è il tuo culo? Scusate ragazzi se sono così esplicito. È qui, il tuo culo è qui. Mi rompe. Mi smonta come un giocattolo Lego. Chi? Chi mi ha colpito? Chi deve rompermi le palle adesso? Ho cose più serie a cui pensare. Balestiere, a balestiere. Non fare il bimbo. Dove sei? Ti vedo, eh. Ho capito, ti vedo adesso, ti ho visto. Basta. No! Non ti vedo più, ora ti vedo. Fanno tutti un danno porco, veramente, eh. E dai! Qui ci sono eserciti di sembra anche più grosso di quello che dovrebbe. No! Ho preso l'anello del sole dal baule, non l'anello del re. L'anello del re non so quanto sia stato spostato. Alla faccia del correre comunque. È stata una bestia. Ha velocizzato l'ogre probabilmente. Lo ha messo lì in mezzo come un avversario. Allora. Però secondo me non devo ucciderli. Non devo ucciderli. La strada è un'altra. La strada è un'altra. Ragazzi, questo modder ha voluto letteralmente prendere tutta la frustrazione che generava Dark Souls 2 e moltiplicarla. È tutta a sinistra, era la strada originale, ma non è più tutta a sinistra. È cambiato qualcosa. Alla foresta è piaciuto cambiare. No, no, i masochisti sono un'altra cosa. È un sadico, semmai. Ma siamo sicuri che io non debba salire sopra il... No. Allora, la scala è là oltre. E questo suono bellissimo. Poi il nemico più frustrante da combattere in assoluto. Se non lo vedi, perché giustamente. La salve. Guardate un po'. Culino. Quanto duro!
Ora vorrei quasi l'anello. No, l'occhio. Non l'anello, l'occhio della strega. Della strega lì. Merda. Ok, mezza vita. Non avrei dovuto bere. Ma con quale range hai tu e io no? Eh sì, scambio di colpi, ma lo faccio volentieri. Almeno posso girare. Sacerdotessa, sì, esatto. Avete visto? No! No, no, io ho fatto anche il contratta. Io ho fatto il contrattacco. Avete visto quanto danno io ho... Quanto danno io ho fatto con quel contrattacco all'anello del leone? Quanto danno io ho fatto? Quanto è forte l'anello del leone? È fortissimo! Ok. Le risate sono i vasi! Ha utilizzato una meccanica alla God of War. Andare nella direzione opposta mi ha salvato, eh? Quindi non dovevo ucciderlo come era ovvio che fosse. Era chiaro che non dovessi ucciderlo, pirla. Oh! Ma guarda un po'. Adoro l'idea, l'ho fatto solo per romperti le palle. È giusto, è canon. Muoio. E basta! Io non ho nessuna intenzione... Benvenuto, Davide. Io non ho nessuna intenzione di lasciare la pozza di anime là, quindi faremo una cosa. Se qui c'è il falò. Big if. C'è il falò. Se c'è il falò, adesso io mi metto qui. Mi siedo qui. Credo che utilizzando il segno oscuro scompaia. Però CD, la pozza di anime. Sì, ho finito il discorso di Demon. Ok, potremmo trovarci dinanzi a una delle mappe più fighe della mod. Guardate, ha anche messo lo scalino qua. Che dolce. Spavento questo. Oh, ha tolto. Grazie Miller. E benvenuto quindi Pantegana Muschiata. Ci vuole fantasia. Quindi mi obblighi, eh? Mi stai obbligando. La direzione giusta sembrerebbe essere quella. Che treno. È
Ragazzi, questa è una delle cose più edgy mai fatte in un Souls. Tra un parry e l'altro ho raccolto l'oggetto per poi tornare a fare il secondo parry. Mamma mia. Occhiali. Tarararara. È quello, è successo esattamente quello. Direi esattamente quello. Hai provato? Veloce! Velocissima! Velocissima! Bevi! Bevi! Avete presente il meme di Monopoli con il signore che fa? No! Questo è successo adesso. Ok. È arrivato il momento, ragazzi. Boss fight escluse, è arrivato il momento. Allora, armatura di Dranglake. Guanti di Vengarl. Forse no. Ma stivali di Vengarl. Perfetto. E Dranglake. Sono bellissimo. Ma non ancora pronto. Non ancora pronto. Ho bisogno di livellare stamina. Va bene, insomma, energia, non la stamina. Non ci siamo ancora, ragazzi, tempo al tempo. In seno quarto nascerà, come vi ho promesso nel primo episodio. Che voi ricordiate, se lo uccidiamo ce lo dà l'anello del drago? Non mi ricordo. Non mi ricordo se ce lo dà. Sì? Ottimo. Oh, chi? Dove? Perché? Ah, dovete sempre rovinare tutto. Ai! Oh, che bella fondo, guarda il mio. Au, 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 au. Non avevo stamina, scusami. Beh, tu sei stato molto furbo, ma adesso io spammo. Stamina, stamina, ok. Merda, mi uccide! Nessuno lanci frecce? Esatto, t'ho visto, sai? T'ho visto, t'ho sentito, eh? Vorrei un po' di equilibrio in questi momenti. Il mio contrattacco dov'era? È stato molto divertente. No, voglio quello più 2. Voglio quello più 2. Per avere quello più 2 bisogna fare un po' di furbate, però. Chi sta passeggiando davanti a me? Peccato che non mi stia chiamando nessuno. Ah, non ho più l'anello del leone. Allora quel danno è stato solo un normale contrattacco. Con l'anello del leone lo avremmo ucciso. Lo avremmo ucciso, l'ogre. Lo avremmo massacrato. Massacrato. Fantastico. È il 50% di danno da fondo in più. Mamma mia. Azza, benvenuto. Ma il plunging? No? Poverina. E che danno, come sei possente.
12,5%, grazie della correzione. Grazie della correzione. Mi ha molto meno emozionato. Bentornato Mariello, grazie. Bella trappola. Questa era una bella trappola. Il primo anello del drago è una Covenant. È un Covenant reward, un premio di Covenant veramente patetico. Cioè, una roba che non ha senso. È proprio un'idea sciocca. Super sciocca. Per fare un eufemismo. Chissà dove si trova. Mi ha steso. Sono contento delle differenze di questa mappa, le sto gradendo molto. In alto a sinistra la Covenant della campana è attiva perché ho l'anello della campana sperando di invadere qualcuno, ma non è mai successo, non è vero. È chiuso, rimane chiuso, non è uno shortcut. No, non ho saltato uno scrigno, che mi serve un ramo profumato per aprirlo. Bel risveglio, eh? Bel risveglio. No, non è una delle porte sfondabili. Quello è legno rinforzato. Perlomeno nel linguaggio di Dark Souls 2 non si può sfondare quella. Carina. Ma che figata qui. Pietra di Pharos addirittura. Che male. È successa una cosa molto strana. Ah, baule dallo scorpione, ragazzi. Scusatemi. Au. Veloce! No! No, 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 no! Ok, ok, ok! Ah, no, 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 no. Rischio. Andiamo a vedere il baule dello scorpione. Let's see. Pietra di Pharos ancora. Wow. Dite qui. Dimenticato qualcosa? Yes, grazie. Perlomeno questi salti funzionano, per fortuna. Allora. Ok, questo è identico. Questo è identico, ricordo bene. Questo è il level designer che rido. Oh, spawnato un mostro. Despawnato. Grazie. Mi hai fatto un favore. Che fa? Ci tengono molto a tornare. Ma che? Sono veramente veloci. Non riesco ad anticipare. Grazie della gemmina. Vorrei non essere shottato. Permettimi di fare un errore, gameplay. Qui servirebbe uno scudo non proprio da perry, ma... Devo fare un backstab! Mamma, sei fragile comunque. Ok, ora vado la spacca a due mani. Affondo della morte! Affondo della morte. Credo anch'io siano imperiabile.
Ricordo che provai nell'originale e non riuscii mai a fare un parry, però non sono sicuro che sia ancora così. E non sono sicuro di aver avuto ragione all'epoca. Non sono sicuro di aver avuto ragione all'epoca. E... chiave a zanna. Vediamo un po' se facciamo... Se io faccio questa scelta, no? Ora che ho la chiave a zanna, dove mi porta? Dove mi conduce? Non ci posso tornare? No, non ci posso entrare. No, qua non c'è nulla per me. Qua non c'è nulla per me. Ok. Peccato. Peccato. Ah, però in realtà potrebbe esserci qualcosa qui. E basta un po'. Esatto. Ai ai ai. Te lo sei meritato. Guarda, è una morte che hai meritato veramente, veramente tanto. Scusate cagnolini, ma in Dark Souls 1 eravate pericolose. Qui siete dei buffoni. Non credo che la chiave a zanna apra la porta della mod, ma potrebbe aprire la porta della mod. Posso? Grazie. E in teoria non dovrebbe, però tutto può essere. Tutto può essere. Yes. Quindi forse Ornifex è libera. Quindi forse Ornifex non deve essere liberata. Magari Ornifex non è proprio qui. Ah, giusto, era più probabile quello che avete detto voi rispetto alla mia teoria iniziale, perché... Ah, qua non crolla più, qua? Ah, crolla, ok. Ha cercato di nasconderla meglio. Sì, c'è Ornifex libero. No, il fatto è questo, è che... non mi sembra che abbia creato nuovi oggetti, quindi una nuova chiave non c'era spazio per una nuova chiave. Non c'era spazio per una nuova chiave. Tina, tenete scintillante. Ciao. Ah, ti ho aiutato? Sicura? Benvenuto, Liftyba. Grazie, grazie di cuore. Ora, non camminiamo qui. Però qua non mi sembra ci sia niente, quindi possiamo solo e unicamente andarcene. Ok. Ok, let's go. Dai, dai, dai. Sto cercando di essere efficace e veloce nonostante illeciti fallimenti. No, Demon's Souls è uno dei pochi remake di cui non si poteva fare a meno. Decisamente. Che male, oh. Che male che fate. Porca miseria, non c'è un modo efficace senza scudo. Magari un backstab, vediamo un po'. Au! Ah, il tempo di recupero, datemi! Magari forse questa è la... No, non so se è la moda, mi ricordavo... abbastanza veloci anche loro. Il problema è, come faccio a sapere se uno di questi droppa qualcosa di speciale? Non posso saperlo. Benvenuto, Sadel. O S24 Del. Cos'è uscito fuori? Cos'è successo? Ah, si è svegliato. È uscito dal terreno. Che è successo? Ah, no, è un giocatore. No, non è un giocatore. È un po' scemo, ma non è un giocatore. Qui nell'originale Dark Souls 2 c'era il salto nascosto. Sembrava una trappola. But
Why? What's the meaning of this? Allora smettete di inseguirmi, vermi neri qui. Sì, però deciditi. Pessimo tempismo. No! Beh, che dire, è il momento di non andare in un vicolo cieco. Dicevo, è il momento di fare una scelta strategica. Non credo che Vengar riesca a salire. Ma... signori, smettetela di essere... Dov'è andato Vengar? Ok, fastidiosi! Devo dire che ho anche un'arma bella veloce, eh? Ehi, era un contrattacco il mio, eh? Qua ci purgano. Divino Thelma, grazie di aver regalato gli abbonamenti. Grazie di cuore. Qui la paghiamo cara. Il gameplay sta crollando. Però allo stesso tempo fare parry a un fantasma sarà possibile? Immagino sia tornato a casa. Vengar. Non ho il target, ma ho bisogno di una mano. Se mi dai le spalle, io non mi spiaccio. Sei un maledetto. Vabbè, tanto morire non mi costa nulla. Non è quello che volevo fare, ma devo essergli grato. Ok, dai, siamo perpendicolari. Siamo... no, ti prego, Ia. Ok. Non so quanto bene andrà questa storia. Beh, dai Mike. Ora devi solo avere il coraggio di fargli male! Scusate se ho urlato, ma a livello di... ok. A livello di calcolo mentale ero abbastanza sicuro che non avrei fatto in tempo e ce l'ho fatta solo grazie allo stordimento. Solo grazie allo stordimento. Ameno Perry. Ok. Allora. Qui c'era un salto nell'originale che non... cosa? Cosa? Respawna? Respawna? Il fantasmino splendido. Ragazzi, ma ce l'hanno messa tutta e... queste mappe sono... 2-3 volte più frustranti delle originali. Con tutto l'impegno possibile che puoi metterci dentro per renderle più fastidiose e lente da navigare. Smettila, basta. Ok, ora. Non sale più. Mi hanno tolto lo skip, accidenti a loro. Mi hanno tolto lo skip. È apparso un altro fantasma? Secondo me sì. Beh, ora come ora sarei perfetto come... come... piromante oscuro. Questa cosa che ti danno i rami, vabbè, proprio una roba particolare. Opla! Grazie.
Gracias. Anime ricercanti. Uè, vecio. Mamma mia. Che pazienza. Sì, ci indicherà la via. Brava. Andiamo. Parlando di vie indicate, adesso dobbiamo andare a sconfiggere una boss fight. E lo faremo con stile. Che anello donava nel New Game Plus? Nazca. Gli scheletri davano il casting speed. Velstalt il peso trasportabile. La regina le anime. I gargoyle il drop. Non ricordo. Ah, quello del sud. Sì, ok. Ok, meh. Basta. C'è qualcuno secondo voi? Vi ricordate l'anima oscura 2? Magari qui ci ha messo l'anello più prezioso del mondo. E smettila. Ah, aia. Voglio tagliare la coda. Le code. Ma ti prego, ma che devi fare? Oh, scemo io. Posso bevicchiare grazie alla mia adaptability. No, ero convinto di passarci sotto. Pippa. Totale pippa. Posso? Voglio giocare. Smettila. 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 D'accordo, facciamo i seri, ma no, volevo che distruggesse. Non ho abbastanza HP per. Vieni, vieni, Nashka, vieni, 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 vieni. Worth it? No. Sono un po' incastrato. No! Non ho niente per curarmi, mi sa. Vediamo un po' cosa c'è qui. Sono molto contento. Sono incredibilmente colpito. Che schifo che fa senza coda, sembra ancora più un insetto. Oh, doppio, eh? Avido. Avido. È un peccato che spariscano le code, è vero. Bene, abbiamo avuto la fiamma della farfalla comunque, eh? In questa serata di pessimo gameplay abbiamo avuto la fiamma della farfalla come premio.
Ritiro quello che ho detto sulla mod di prima. Ok, let's go. It's purga time. Un buzz. Torneremo a sentire un buzz. Che bello. No, mi stavo allontanando, signorina. Ah no, dai, ci passi attraverso! Ma che gnorri! Che pippa, Mike, che pippa atomica sei stato. Woo! Che male facciamo, eh? Signorina. Au. Guarda, ci sono delle mosse che lei non vuole fare. Questa non è male. Ma c'è di peggio. Baza. È un po' l'ameno dei Souls, un Baza. Sbagliato lato, signora. Non è strategicamente una buona idea. Andiamo, c'è da fare, c'è da fare, soprattutto un'area opzionale che non è assolutamente necessaria solo perché ha una boss fight che io adoro nella sua cagnosità, sotto ogni punto di vista. Allora. Potremmo fare le dual mondane, come ai vecchi tempi. Ah beh. Allora. Ah, qui dovremmo essere. Qui dovremmo poter essere invasi. Sarebbe bello. Oh, Farmoth, grazie. Miki, grazie anche a te. Mike, inevitabilmente guardo il pad in basso a destra. Io ora non posso guardare in alto a destra. Ma come fai con le dita a correre con B e contemporaneamente muovere la telecamera? Con la claw. Adesso ti dico, eh. Chiunque abbia giocato mai a un Monster Hunter portatile lo sa come si fa. È un metodo molto efficace. Esatto, utilizzo l'indice, precisamente. Allora. Così. Così. Praticamente ho. Ecco. Così. Che fa? Che fa? Che sta facendo? Thank you.
Graderei che tu mi dessi lo scudo, bro. Scusate lo slang un po' non proprio mio, ma sta attento, non mi rompere la scatola che ho già avuto un trauma. Comunque la claw è molto importante se si vuole essere efficaci in alcuni generi. Pip, pip, pip. Però non necessaria, eh. Non necessaria. È molto comoda, mettiamola così. Non sulle console portatili. Non sulle console portatili. Sulle console portatili non è comoda. Che spreco di pietre di Pharos qui, mamma mia. Non funziona così, eh. Io ho un. Non ti darò la vittoria, Jerome, non te la meritavi. Il mio backstab doveva entrare a livello di tempistica e frame, ma sei un puzzone. Sapete quanto io poco tollero questa parte? Mi fa. Secondo voi, quale ricordo spiacevole mi riporta alla mente quest'area? No, non il boss, non il re ratto. Dovete andare più indietro. Tossico. Mi riporta alla mente i primi trailer fasulli di Dark Souls 2 con l'engine a palla, il lighting avanzato e tutto il resto. I bullshot mi ricordano. Con tra l'altro Miyazaki che fece la bestia e disse su Twitter: "Ops, ci siamo dimenticati il lighting." Proprio da bestia assoluta. Hanno bloccato l'area del boss. Ah no, ok. C'era veramente un gran bisogno di un remake di Demon's Souls. Perché il software rischiava di cadere in obsolescenza. Ciao, gatto! Welcome to the Covenant. Però io allo stesso tempo mi chiedo, possibile che ha messo la boss fight nascosta dietro? Una pietra di Pharos? O mi sono perso io? Non dite niente. Odiare la scelta qualità o framerate è criminale, gatto. È una. Per fortuna che c'è la scelta! Se la odi perché è molto difficile scegliere, ti posso capire. Ma è troppo importante. Cioè, io non voglio Demon's Souls a 30 per avere i particellari e l'HDR ray tracing a palla. Obbligatoriamente. Voglio poter disattivare qualcosa e avere i 60. È sacro per un videogiocatore. Poi è una scelta difficile, lo capisco. Ma. Ah! Gli ha fatto premere il pulsante per la trappola? Sì, carino. Vabbè, è difficile per alcuni, è giusto. Non per tutti, non per me, però. Ah, lo premi anche nella versione normale, ok. Vorrei leggere, ma. Ah, no, ero io che mi ero completamente perso, ok. Sono
Su PC puoi gestirti l'esperienza con tutte le opzioni che vuoi e decidere cosa rimuovere e cosa no. Su console, pensaci, è giusto non si possa perché altrimenti andrebbe a distruggere la user friendliness che abbiamo come comunicazione, no? Ma per l'amor del cielo, perlomeno c'è scelta. Perlomeno c'è scelta. Poi che siano spesso non proprio soddisfacenti, sono d'accordo. Nioh, in versione non frame rate, è una merda. Una merda. Cioè. Allora. Allora. Ora premo Alt F4 e stacco la live. Anche se ho una fame incredibile. E quella me la tengo però. Avevo letto, viste le prime tette di The Last of Us 2? Invece c'era scritto, viste o lette le prime recensioni? Fight like a man. Sì, ma il modder a questo punto deve darmi un premio in più, no? E non c'era molto da rovinare in questa boss fight, eh? Non mi aspettavo il traccherino, eh? Posso levarmi dal cazzo? Scusate la volgarità terribile. Guarda come sono lenti! Ah, sono buffissimi! Da boss fight. Vieni, vieni, vieni. Non possiamo combattere i Jirm, dai, non scherziamo, cioè. Non vedo nulla. Ah, magari hanno pochi HP. Ah, si fanno 6 danni l'uno con l'altro. Avete visto che equilibrio perfetto di gioco? Sto pensando di ucciderli, ma. Non è proprio. Che buffo. No, il tracking così no, troppo. Troppo anche per Dark Souls 2. Vediamo un po' i danni. Normali, non sono più fra. Non sono più fragili. Cosa ha droppato? Un'arma preziosissima. È un po' come giocare con l'autoscontro, vero? No, è di. Smettila, mostro. Qua sto cercando di lavorare. Finché non lancia laser dagli occhi. Non era. Non dovevi farlo. Ok, dovrebbe essere vinta. Salvo mega gaff da parte mia. Da solo sei un po' un merdone, eh. Non devo neanche più schivare. Dark Souls 3 è. Non è bloccato su console, ragazzi. Non va a 30. Nice. Insieme al gatto potremmo farci intere run sui Souls, per quanto mi riguarda. Sarebbe anche un'occasione per conoscerlo, perché ci incrociamo a malapena in qualche evento. Allora. Non va a 30, nel senso che è sbloccato, va sopra i 30. Su Dark Souls 3, su console. Almeno mi pare. Presumo.
Allora. No, senza numero tondo non posso sopravvivere. Ok. Ho una curiosità immensa da quanto ti seguo. Come fai ad individuare quale sia il frame rate quando sei su console? Occhio, esperienza. Abitudine, percezione. La scioccheria del fatto che l'occhio umano non vede oltre è una scioccheria. Sono un po' sciocchini. Un po' sciocchini. Tesori. Allora, ok. Ok. E poi, se si vuole approfondire molto più del framerate, dovete seguire Digital Foundry, che è una figata incredibile. Sono dei mostri di competenza. E fanno tech porn, fondamentalmente, per me. Io parlo comunque sì di PlayStation 4 Pro. Rini brutti, inutili. Velo. Oh no! Vede il Matrix quest'uomo! Ah beh, che premio valido. Ah, eccolo il premio. Carino. Oh, mi piace che droppino mega anime. Mi piace. Mike, perché nei giochi i 24 fotogrammi al secondo sono una merda e nei film no? Perché interagisci con i videogiochi. Ho fatto un video, eh? Ho fatto un'effigie. Ah, ecco quello che si vedeva nel trailer. Che ricordi. Che ricordi brutti. Ok. Esatto, anche dal cinema e dall'enorme misunderstanding tra è sufficiente per percepire il movimento oppure non serve. O è il non serve andare oltre. Esattamente. Esattamente. Bene, esattamente quello che volevo. Ah, succa. Grazie, Tanokame. Il bello delle mie effigie, per quanto purtroppo ancora poche, è che sono eterne. Cioè, salvo veramente grandi cambiamenti che mi portano a farne un'altra, quell'argomento è chiuso. Oh, che figo. E lo sapevo che passava attraverso. Guardalo, guardatelo col cazzotto metallico. Allora. Poi la differenza fra 30 e 60 è mastodontica. Con l'allenamento anche a 60-120 si nota molto. Poi bisogna essere invece molto più bravi a notare 120-240. Quello lì comincia a essere difficile. Ma si nota! Si nota la differenza. Allora. Ok. Dai, passaggi segreti. Esatto, anche perché i 24 del cinema vengono ammortizzati dall'effetto di trascinamento, il motion blur, che si genera catturando la luce esterna. Questo non accade nelle immagini generate dal computer e si può solo simulare col motion. Oh, ok, perfetto. Esatto, sì, esatto.
Ok. Guardali, guardali, arrabbiatissimi. Furiosi. Tutti aggrati. No, 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 il permastan, no. I videogiochi non dovrebbero essere a 60 in generale. A 30 in generale, cioè non dovrebbero proprio essere a 30 e basta. Lo si accetta perché se roccei, se granitici vanno bene per l'esperienza, ma non è mai la scelta migliore, mai. Posso capire in un The Last of Us in cui devi necessariamente puntare su altro, ma non è mai preferibile. Cioè non esisterà mai il gioco in cui ti dicono è meglio a 30. Non è vero. Mento. Sono ignoranti o mentono? Allora. Anche un gioco di scacchi è meglio a 60, ragazzi. Aia. Sono qua a prendermi i vostri tesori. Bene, ho proprio mancato il roll completamente. Oh, no, speravo che ci fosse un ponte. Ma dammi la gioia, santo cielo. Modder, dammi una gioia, fammi scendere qui. Figa sta trappola. Bella trappola questa, mi è piaciuta. Inaspettata. L'avversario veloce e cattivo sopra è stato figo. Perché non hai visto The Last of Us 2, Cammy? Credimi. Non lo so ancora quando sarà il prossimo talk. Ci vorrà un po', ma non troppo lontano. Evviva! Ho detto evviva, allora. Merda! Finalmente una sorpresa! Capisco. Ah, è Scholar? Oh! Eh sì, ho più fresco Dark Souls 2 di Scholar, ovviamente. Peccato. Peccato. Secondo me possiamo ritenerci soddisfatti per oggi. Abbiamo avuto un'avanzata interessante e devo assolutamente tornare a lavorare sul video di Xenoblade, ragazzi.
Altrimenti alla fine. Però grazie. Siete stati fantastici. È stato bello fare una live di gameplay dopo stanotte. Mi avete reso orgoglioso di stare insieme come sempre perché siete fantastici anche nelle discussioni e nelle domande. Sono riuscito a raccontarvi un po' più del solito senza concentrarmi troppo sul gameplay perché come sempre nei Souls ho la possibilità di distrarmi un po' senza troppi problemi. Buon appetito a tutti. Ragazzi, abbiamo giocato un po' e purtroppo per quello che sono attualmente gli impegni non potrò seguire il PC Gaming Show, ragazzi. Recupereremo in qualche modo. Magari la prossima volta. Perdonatemi questa mancanza di presenza, colpa mia, ma ho le cose fino a qui. A presto. Buona papa e buonanotte.